Ma non riesco a capire. Se 89,2. Com'è possibile? Aggiorno. 89,1. Questo è strano. Ok ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi oggi vi spiego i tre piccoli passaggi per liberare lo spazio sul disco, qualsiasi disco, hard disk, SSD, SSD M2, qualsiasi disco. Quindi ragazzi, come avete visto all'inizio, stavo perdendo, non so, i giga sul disco, quindi non lo so, stava occupando spazio. In questo caso ho scoperto che editando un video, alcuni video che sto inserendo sulla timeline di Videopad, ho capito che più si caricano su Videopad e più accumula lo spazio. 88,7, visto? Ora 88,7. Quindi in questo caso io adesso non so, faccio, vediamo, tanto per fare un esperimento. Quindi salva progetto e lo chiamo 1. Ok, testo, salva, finito, chiudi tutto, perfetto. Vediamo un po' questo PC, 88,4 sull'SSD. Ok, da 92 a 88,4. Va bene. Ok, allora che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto schiacciamo Windows più R, oppure fate direttamente esegui, basta che lo scrivete qua sopra, esegui. E scrivete per cento temp per cento. Ok, eccoci qua. Poi, una volta fatto, questi sono tutti i file temporanei che bisogna assolutamente eliminare proprio dal PC e basta, senza porsi delle domande, senza dire perché rimuovere questi file. Dovete rimuovere questi file, quindi controlla, cancella. Se alcuni file non si possono, non so, se non si cancellano, allora ignorate. Ok, bene. E adesso svuota cestino, 18 elementi definitivamente. Li abbiamo eliminati e vediamo un po'. Siamo ritornati a 90,7. Se adesso, non so, rimuovo il progetto che ho salvato, quindi cancello il progetto. Non c'è più, lo cancello e vediamo un po'. No, sempre 90,7, quindi alla fine il colpevole era lui. I file temporanei. Vediamo qua, proprietà, sono 910 MB da rimuovere. Ok, vediamo. Elimina. Impossibile come dare l'operazione perché la cartella o un file all'interno di essa è aperto in un altro programma. Quindi in questo caso potrebbe, non so, essere OBS Studio, che sto registrando, potrebbe, non so, essere Discord, oppure un documento, oppure, chiudo questi documenti, non mi servono, e niente. Quindi questo era il primo passaggio. Ora andiamo sul nostro disco, quindi questo PC, proprietà, pulizia, disco. Perfetto. Ha fatto subito subito e vediamo un po' cosa c'è da rimuovere. Vediamo. File temporanei 5,96 MB, 208 MB l'anteprima. Ok, vediamo. E possiamo rimuovere quello che ci consiglia il PC, quindi eliminazione file. Perfetto, abbiamo rimosso alcuni file. Ok, questo abbiamo fatto, beh, questa abbiamo fatto la pulizia sull'SSD. Ora vediamo sull'hard disk, pulizia disco e vediamo cosa c'è. Niente da rimuovere. Ok, a nulla. E questo qui era il secondo passaggio. Ora passiamo direttamente al terzo passaggio e capire cosa ci è sfuggito. Quindi in questo caso andiamo sul pannello di controllo, quindi vediamo un attimo su dov'era sistema, su sistema, azione, e vediamo. Ok, 132 giga usati sul mio SSD e vediamo cosa c'è da rimuovere. Quindi file temporanei 1,42 giga. Vediamo. Sì. Sì.
2,45 giga da rimuovere da questo PC. Ok, possiamo rimuovere tranquillamente. Quindi rimuovi file e aspettiamo. Ok ragazzi, abbiamo rimosso tutti i file che non ci servono, quindi in questo caso se volete rimuovere i file nella cartella download sta a voi decidere, quindi in questo caso io non faccio niente, quindi chiudo tutto. Questo è il terzo passaggio per pulire il disco. Quindi ragazzi, sì, ok, questo PC adesso abbiamo 92,6 GB disponibili su 222, il mio di disco. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, il video finisce qui. Se vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, lasciate like. E se avete bisogno di altri video, tutorial, ad esempio come scaricare programmi oppure altro, li troverete in descrizione alla fine del video oppure sfogliando sul mio canale. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao!